uscite presto. Senti un po', chi è quella specie di iena? Non vorrei sbagliarmi, ma dovrebbe essere la moglie di Zeus. Comunque una cosa è certa, deve essere una persona importante dell'Olimpo, se anche Zeus trema come una foglia davanti a lei. Lo so cosa pensi, fratellone, se la rappiamo gli dei capiranno chi siamo. Ho sentito dire che avevano rapito tuo figlio, è vero, cara? Per mia fortuna, ma poi è tornato a casa come se nulla fosse. Ah, quei giganti non si daranno per vinti. La prossima volta cercheranno di rapire qualche splendida dea. Hai ragione. Dovrò mettere una guardia del corpo, perché io sono la dea più bella di tutto l'Olimpo. Sì, tesoro, pure se la cosa ti fa piacere. Capisci, una bellezza come la mia corre dei rischi enormi. Sì, hai proprio ragione. Oh no! Vogliono rapirmi perché sono la dea più bella dell'Olimpo. Povera me! Ma chi sarà quella cornacchia? Non lo so, ma sembra pazza. Prendiamo quest'altra. Oh, povera me, povera me! Oh, ciao, ciao. Dell'Olimpo, aspettate! Come vedete, la dimora degli dèi è in preda al panico perché hanno rapito la divina Era ed è scattato subito il servizio ricerca e salvataggio. La troveranno. Benvenuto, da dove cominciamo? Io ero prigioniero in una specie di casupola in cima alla montagna. Ma sì, certo, andiamo. Guardiamo. No, qui non c'è. Dove è andata a cacciarsi quella pia di mia madre? Io vorrei tanto saperlo. Era mammina, dove sei? Rispondimi! Ehi tu, smettila di sbadigliare. Noi cerchiamo Era e speriamo di non trovarla. Talco borotalco, cerco Era sopra il palco, sopra il palco c'è il braciere che ritorni per piacere. Era in cima a un'alta montagna, lasciarla lì è una vera cuccagna, però adesso bisogna andare. Mi dispiace tanto, cari colleghi, ma tutti possiamo sbagliare. Attenzione, sento il presagio dentro il cervello. Era si trova vicino all'uscello. Perché non cambia mestiere? Non scoraggiatevi, niente è perduto. Se non è dentro l'acqua né sopra il monte, allora è finita sotto qualche ponte. Cosa c'è, ragazzi? Ho detto che è sotto un ponte. Non andate a cercarla? Aiuto! No! Siamo scappati! Mi viene una curiosità. Che starà facendo Zeus mentre tutti gli abitanti dell'Olimpo sono sguinzagliati sulle tracce di Era? Non mi sembra vero. Che pace, che silenzio divino in questa casa. Quei giganti mi hanno fatto proprio un favore. Speriamo che resistano ancora un po'. Ah, come sto bene. Non ci tengo a diventare grande se i grandi sono così. Già, senza contare che peggioro con il passare degli anni. Come avete visto, amici, gli adulti sono una frana, perciò dobbiamo fare tutto noi. È sempre bello vedere con quale entusiasmo la gente è pronta ad aiutarti. Già. Sentite, carini, io sono la moglie di Zeus e ho bisogno di una tazza di tè. Smettila di urlare, strega, questa non è una sala da tè. Strega me! Va bene, tutto quello che vuoi, dammi un tè, fratellino, almeno chiude la bocca, fa presto, sbrigati! Bevi e taci! Voglio anche un po' di dolce! Ma non ne abbiamo!
va bene, vado a metterlo in forno. Bravo. Qui andiamo di male in peggio. Prima abbiamo rapito un brutto pennuto e adesso una vecchia isterica. Comincio a credere che forse non siamo così bravi come pensavo. Ma quello è un segnale. Ops. Capito, Eros, dobbiamo entrare in azione. Non perdiamo tempo. Eccoti il dolce. Soddisfatta ora? Niente affatto, mangio solo dolci alle fragole. Ma è assurdo, non ci sono fragole adesso. Va bene, allora... Pennuto, che ci sarà in questa caverna? Beh, è abbastanza grande per contenere due giganti. Diamo un'occhiata. Hai sentito che urlo? Secondo me la stanno torturando. Povera nonnettera, dobbiamo fare qualcosa. Sì, ma cosa? Noi siamo due formiche, quelli là due montagne di muscoli. Voglio discutere questa faccenda con la dea delle dee. Dea delle dee, ascoltami, ho bisogno di un potere magico, altrimenti non riuscirò mai a salvare nonna Era e lei morirà sotto atroci torture. Ho paura che non risolveresti niente salvando tua nonna, Apollon. Quei due escogiterebbero subito un altro piano. E che cosa faccio? Sono convinti di essere i più forti del mondo e per dimostrarlo hanno organizzato questo rapimento. Devi insegnare loro una cosa, Apollon, che intelligenza e bravura senza umiltà non hanno il minimo valore. Bisogna essere anche modesti oltre che bravi. Sì, questo devono capire. Molto bene. Mi è venuta un'idea meravigliosa. Dai, sentiamo di che si tratta. Semplice, voglio attirare quei due giganti fuori dalla caverna mentre io li tengo occupati, tu liberi nonna Era. Va bene, però non ho molta fiducia. Invece ti sbagli, Pennuto, andrà benissimo. Sai che ci vorrebbe per completare l'opera l'aiuto di quel nano Zazu Mamushi? Nano sarai tu, comunque cosa vuoi? Senti, io avrei bisogno di un grosso favore. Devi fare così e così, tutto chiaro? Chiarissimo, piccoletta, conta su di me. Con un daino e sei stornelli giocherò i due fratelli. Coro coro pallon! Compatisco, quel povero Zeus, deve essere un inferno vivere accanto a una cornacchia di questo ma genere. Ma non può divorziare. Ehi, non avevo mai visto un daino così splendente. E non basta, solo l'uomo più forte dell'Olimpo può riuscire a catturarlo. Che cosa hai detto? Allora ci provo. Ma ricorda una cosa, se non ci riesci diventerai la barzelletta di tutto l'Olimpo. Voglio prendere quell'animale a tutti i costi. Ben detto, dobbiamo dimostrare che siamo più forti di Zeus e lo dimostreremo. Dividiamoci, fratellino, dobbiamo prenderlo. D'accordo. Non deve sfuggirci. Coraggio, divina Era, sono venuto a salvarti. Oh, che piacere vederti, mio caro Eros. Cominciavo a sentirmi sola e abbandonata. Anche quei due ragazzoni se ne sono andati via. Avanti, muoviti, dobbiamo andarci. Non posso, sono paralizzata dalla paura. Disperatamente sta filando tutto a meraviglia. Che bicipiti, caro Eros, non l'avrei mai immaginato. Sai, questa avventura mi ha ridotto a pezzi. Sarò io a prendere quel daino. Sarò io a prendere quel daino. Fratellone, ti sei fatto male! Mi
niente. Ho fissato mio fratello come un pollo. Speriamo che questa brutta esperienza gli serva da lezione. Oh, quanto mi dispiace, come ti senti? Siamo stati degli sciocchi e fiatte. Ci siamo feriti a vicenda per dimostrare una forza che non abbiamo. Sai che ti dico, Otto, i muscoli non bastano. Ci vuole anche e soprattutto cervello nella vita. Parole sante, fiatte. Grazie di cuore, come vedete sono tornata a casa sana e salva. Viva, viva! Viva, Diletta! Come sono stata in pena per te, cara! Beccati questo! Dee, non sapevi che tua moglie era stata rapita? Perché non sei venuto a salvarmi come tutti gli altri? È vero, perché non sei andato a salvare nonnina? Ora ve lo spiego. Ascolta, voglio che i due ragazzi siano ricompensati generosamente. Dacci una generosa ricompensa. Avanti, nonnetto, sgancia. Ecco, tieni. Che bello, che bello! Cosa c'è di bello in questa storia? Ho capito, nonnetto, sei di cattivo umore, ma non preoccuparti, ci pensa la tua nipotina a darti un po' d'allegria. Sembra talco, ma non è, serve a darti l'allegria! Ah, come sto bene, che bello! Complimenti, pompante! Sono io che mi complimento con te, Pennuto. Sei stato davvero in gamba e meriti una ricompensa. Quale? Oh! Sapete qual è la morale di questa storia, ragazzi? Forse l'avete già capita da soli. Se sei veramente bravo, non hai bisogno di dimostrarlo a nessuno. Certe cose non si vedono, ma si sentono.